Grazie Presidente. Allora, prima di tutto volevo complimentarmi col Presidente D'Alfonso. Stranamente non riesco a trovare motivo di indignazione in quello che ho visto stamattina. Avrei fatto la stessa cosa io. Ha fatto un colpo di classe, è riuscito, ci ha lavorato mesi e alla fine è riuscito. Quindi non faccio altro che complimentarmi con lei. Indignazione invece ho nei confronti di chi mi siede accanto. Ricordo al consigliere che mi siede accanto che di nessuno di noi del 5 Stelle ha un passato politico, nessuno di noi ha una storia politica e quando abbiamo deciso di entrare in questo... Se mi fa parlare però deve... Come ha tolto la parola a me, Presidente, chiedo di zittire anche il collega che ho accanto, perché sto parlando, vorrei un minimo di rispetto. Quando siamo entrati in questo momento, in questo movimento, siamo entrati con una logica precisa. È inutile nasconderlo, noi rinneghiamo l'idea del partito, non accettiamo le logiche di partito, non possiamo accettare la logica che stamattina ha messo in atto D'Alfonso, che ripeto, nelle logiche di partito di D'Alfonso ci sta, quindi mi complimento con lui, ma è una cosa che mi fa indignare visto che io appartengo a un'altra logica, ho accettato un'altra logica e rinnego quella. Credo sia lecito da parte del consigliere Bracco non credere più in un progetto, come hanno fatto tanti fino adesso. Nessuno dice che abbiamo sposato il Movimento 5 Stelle a vita. C'è una logica, uno ci crede, va avanti con un'idea diversa di politica, poi si accorge che quell'idea è sbagliata, cambia strada, ci ripensa. Benissimo, io non ho mai condannato chi è uscito dal 5 Stelle. Credo che uno possa non riconoscersi più in quel progetto e abbia tutto il diritto di uscire. Ma ricordo che nessuno di noi ha un pacchetto di voti, quel pacchetto di voti lo si è preso perché spinti dal vento di una barca che tirava al momento giusto. Molti di noi sono entrati perché la barca andava spinta da un vento e quel vento si chiamava Grillo e 5 Stelle. Molto probabilmente se si fosse chiamato Smargiassi Buonanotte non saremmo andati avanti, non saremmo mai entrati. Molti di quei voti sono entrati perché apparteniamo a questo movimento, non perché siamo bravi e abbiamo cultura. La cultura di Bracco non è inferiore alla mia, anch'io mi sono fatto un mazzo per laurearmi, non mi sento inferiore di un minimo rispetto al consigliere Bracco, quindi non capisco né giustifico questa nomina di questa mattina. Infine, e chiudo il mio intervento, auspico e mi auguro davvero, visto che dice il consigliere Bracco che sarà la storia a parlare per lui, che in futuro noi vedremo ancora il consigliere Bracco restituire metà dello stipendio, anche quando passerà probabilmente in maggioranza, appena si stuferà di votare diversamente da noi. Mi auguro e auspico che restituisca anche la parte dei soldi non spesi il consigliere Bracco. E saremo noi qui, e la storia sarà qui, a ricordartelo ogni giorno, consigliere. Ben andato in maggioranza. Per noi non fai più parte del nostro gruppo. Bene.